Slap Music. Buongiorno amici di Alternativa Contigo. Oggi siamo in un concept store un po' particolare, dove si può mangiare, ma nello stesso tempo è un negozio di mobili e di cucine e di arredamento. Se fai una panoramica si capisce come è fatto questo stranissimo ristorante. È un ristorante negozio, è una cosa particolare, molto, molto strana. E quindi niente, poi vedete, si vendono utensili di cucina, però fanno anche cucine, mobili e in più è ristorante. E quindi così, questa cosa un po' particolare, poi vi faremo vedere che cosa mangiamo. Allora, questa è una tartatin di pomodoro, quindi salata, una torta di pomodoro tipo tartatin. Quindi oggi mangiamo? Oggi mangiamo le Balm, caffè de Balm. E che cosa mangiamo? Italiano? Mangiamo tutto francese, quindi una tartatin di pomodoro e del formaggio di capra fresco. Mm-hmm. Il pan? Il pane. Alle noci sembra? No, è all'orzo. All'orzo, ok. Mm-hmm. E allora buon appetit. Buon appetit e a più. Mangiamo un bel bœuf bourguignon con del purè, come potete vedere qua, e là del pollo con verdure. Ok. Bene, a dopo. Buona parte, signor Sebastiano, che mi dice di che comio? Le ha gustato la cucina di questo ristorante? Diciamo che mi è piaciuto il bœuf bourguignon per adesso e basta. Mm-hmm. Il resto. Pregúnteme a mí, por favor. Pregúnteme a mí. Cosa dice? Yo voy delusa, sí, porque no sé si vieron, les hago ver esto de aquí, que yo pensé que era un pool sí. A la Francois. Invece era un pollo bollito. Era un pollo. Tipo ospedale. Sí. Allora. Que credo che siano più buoni quelli che faccio io. Il caldo di pollo nostro è migliore che questo, per lo tanto. Il bœuf bourguignon non era male. Per lo tanto, qui le vamos a poner una bella X a este restaurante francés. ¿Cómo es que se llama? Las Grotas de Balme. Café de Balme. ¿La qué? Café de Balme. Café de Balme. Sí, la Grotta de Balme. Sí. Nosotros no vamos a venir ya, chicos. Por lo tanto, si ustedes un día vienen acá, no vengan a este restaurante. Porque está muy mala la comida. Y esto que todavía me tiene que llegar la torta, dolce. La pera. Vamos, sí. Y el tiramisú que pidió Sebastiano, Ali Castañe. Vamos a ver. Ya les diremos, ¿eh? Ahorita Sebastiano va a degustar su rico tiramisú. Tiramisú alle castagne e torta di pere. E torta di pere. Bueno, prueba tu tiramisú, mi amor. Ya mismo les hacemos un otro. Otro poquito más y le hacemos ver este el tiramisú. No es niente mal. Y lo más importante, la cuenta. Hacer el comento del dulce. ¿Qué te pareció el dulce? El dulce, digamos, un 7. El buono. Mío, el mío también. El dulce ha ripreso un po' di punti. Perché, sí. Sí, merci. Molto, molto buono. Un po' diverso. Era un tiramisù alternativo dove al posto del caffè c'era la marmellata di castagni. Mm. E anche il concetto dei biscotti messi in un'altra maniera, un po' ammorbiditi con del caramello, non era male, per niente. Bueno, pues por ahora cerramos y después le hacemos ver lo otro. Ok. Buen día. Tengo un video. Justo ya. Guarda qué maravilla. Wow, c'è anche la palestra. Bellissimo, eh? Uh-huh.
Allora. Oh, che bello. Qui, ecco, qui a parte di mangiare, si può... Un ristorante innovativo, dove... Si può anche comprare. Sì, sono... È bellissimo. Dunque, di simile è tutto bellissimo, eh? Sì, oui, oui. Complimenti d'arredo, ma molto bello. Oui. Veramente bello. Mm-hmm. Okay. Bello, bello. Oui. Tre giorni. Tre giorni? Oui. Ah, ok. È una buona esperienza. Qui c'è una saletta. Qua c'è. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Bon weekend. Merci à vous. Un mot en particulier. Une bonne idée. Très belle. La restauration, on a besoin d'idées de nouveau et différentes. Ça, c'est une bonne idée. Au revoir, merci. Sì. Muy bonito. Y esto es acá afuera. Ecco, como pueden ver, acá afuera. Allora, riassumendo, cari amici di Cucine da Mariachi, il nuovo programma di Sebastiano, Cucine da Mariachi. Allora, concludendo possiamo dire questo, sulla cucina devono migliorare, sì. Però hanno un'idea innovativa molto bella, molto interessante, quindi nel complesso io gli do 6, perché comunque l'idea, il posto non è così male, sì. E il dolce li ha fatti un po' ricrescere, sì. E la borgognone era buona, ma l'antipasto, il pollo devono migliorare. Le questo è il Mariachi Sebastiano, il Mariachi Cocinero, e questo è il programma Cucine da Mariachi. Alla prossima. Alla prossima, ecco qui, però aspetta che qui vi faccio però siamo vedere. In un posto particolare. Ci sono le grotte. Dove ci sono le grotte dell'uomo primitivo, le grotte di Balm. Ah, ok, quindi come potete vedere, infatti il ristorante, se lo guardate bene, si chiama Le Grotte de Balm. Ecco. Allora. Parece una casita che sta perdita, una casa un qualquiera, sì. Però è molto lindo dentro. Come si vede, siamo sempre nella nostra... Ah, e non abbiamo parlato, pues, de lo más importante que teníamos que hablar. Di che? Di Bill. Di Bill, ah, non so quanto era. Una bella botta, ragazzi, 37 euro a testa, 37. Veramente? Allora, no, 32 euro a testa, 32. 32 euro a testa. Sì, 32 euro a testa. Beh, per quello che abbiamo mangiato è tantissimo. Sì. Perché abbiamo cioè, niente, perché è tutto un pochettino. Perché qua in Francia è così, sì. Si mangia un pochino, un pochino, un pochino. E alla fine non è come in Italia che mangi dei bei piatti di pasta. E quindi... Va bene, bueno, però, les hemos hecho ver l'esperienza in Francia, come se come, o sea, no in Francia, in questo pueblo, diciamo, cioè, in questa región. Perché... Un ristorante dell'Alta Savoia, ma attenti ristoratori savoiardi, perché noi saremo in agguato nelle cucine da Madrid.